Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale ho deciso, come vedete dal titolo, di parlare un attimino della famosa o famigerata, seconda della corrente di pensiero, Unity Dash di Ubuntu, quindi delle sue ricerche online integrate e della privacy o privacy, come vorrete pronunciarla. Questo video quindi non sarà molto, anzi poco tecnico e molto più un video d'opinione, ecco, addirittura un po' filosofico sul tema. Io un po' un'eccezione nel nostro canale, dove solitamente presento dei concetti tecnici o delle procedure. In questo caso ho deciso di soffermarmi su questa famosa Unity Dash perché ha fatto parlare tanto in rete e così ho deciso di formalizzare in questo video la mia opinione in merito. Come sempre, un'opinione è opinabile, o si accetta, o si è d'accordo, o non si è d'accordo, e quindi anche voi ovviamente avrete la possibilità, mediante i commenti, di dire la vostra, naturalmente, sempre nei limiti della buona educazione e del rispetto delle opinioni altrui. Questa è la mia, direte voi come la pensate. In proposito, allora, diciamo che non discutiamo qui dell'utilità o meno delle ricerche in quanto tali con la Dash di Unity, che per qualcuno possono essere utilissime, per altri no, ma discutiamo appunto del problema o presunto tale di privacy che questa nuova impostazione della Dash di Unity porta sul tavolo della discussione. Ovvero, si è fatto un gran rumore, tanto discutere in rete attorno a questa scelta di Canonical di integrare delle ricerche online assieme alle ricerche locali sul proprio PC nella Dash, appunto nella sua Dash, quella che per intenderci si apre premendo il pulsante super della vostra tastiera. E si apre la dash che è poi questa, la dash di Unity. Qui nello sfondo del video, tra l'altro, giusto per vostra informazione, ho aperto una macchina virtuale con l'ultima versione di Ubuntu installata, quindi la 13.10. Vedete qua il titolo 13 Ubuntu 13.10 in alto a sinistra, che essendo l'ultima versione, appunto, riporta, presenta appunto anche l'ultima versione della Dash con molti scope, quindi con molti plugin di ricerca integrati. Allora, la mia domanda fondamentale è appunto, avendo preso atto di tutto il rumore fatto in rete da questa scelta, se veramente la nostra privacy o privacy, ripeto, è stata così massicciamente messa in pericolo, come sostenuto da alcuni, da questo nuovo servizio di ricerca offerto da Canonical in Ubuntu. Ma è veramente così? Sì o no? Ecco, volendo fare un ragionamento un po' più pacato ed equilibrato, probabilmente arriveremo a una risposta mista, nel senso sì, ma ecco, andiamo avanti. Vedremo cosa intendo. Dunque, cominciamo a, come dire, sbaragliare il campo dagli estremisti, ecco, perché bisogna pur dire che si può essere equilibrati finché si vuole nel discutere, ma ormai in rete si è formato, come dire, un gruppo di pensiero che appena sente parlare di Canonical o di Ubuntu gli dà contro per principio. Ecco, questo bisogna pur dirlo, almeno la sensazione che si ha leggendo le reazioni in rete di certe persone in tutte le lingue, non necessariamente in italiano, ma anche in inglese. È come se si fosse formato un gruppo, come dire, un partito anti-canonical e anti-Ubuntu, a prescindere. E quindi queste persone arrivano anche a fare delle dichiarazioni che non sono così veritiere, forse nella foga di dare contro. Si lasciano andare un po' a fare delle osservazioni e delle affermazioni che non,
corrispondono proprio alla realtà. Quindi cominciamo a sbaragliare il campo, per esempio, da una di queste affermazioni che consiste in questo, cioè che le ricerche in rete che noi facciamo attraverso la Dash vengono inviate ai partner di Canonical, quindi i nostri dati personali, tecnici personali dal nostro PC, vengono inviate ai partner di Canonical a nostra insaputa, ovvero sono venuto a sapere che Canonical invia dei dati tecnici privati del mio PC e sono venuto a saperlo, diciamo così, per caso, non lo sapevo, sono stato preso di sorpresa. Non è vero, perché con un minimo di interesse e un minimo di indagine si scopre che tutto è spiegato e liberamente accessibile sia nel sito di Ubuntu sia nelle note legali presenti nell'installazione di Ubuntu stesso e facilmente raggiungibile. Non è vero che quindi Canonical ha mai fatto qualcosa a nostra insaputa di nascosto. Ecco, il sito di Ubuntu è qui nello sfondo, l'ho già aperto, e vi lascerò anche nella descrizione del video questo link che corrisponde proprio a questa pagina, e vedete che è una pagina dedicata proprio alle policy della privacy applicate da Canonical. Scusate. Queste policy riguardano tutti gli aspetti dell'attività di Canonical, non solo la Dash di Ubuntu, ma vedete c'è un capitolo qui, se scorro un attimo la pagina, cookie, vediamo un po', ops, sono andato un po' troppo veloce, credo. Quindi, ecco, la ricerca nella Dash è uno dei capitoli nel quale vengono spiegati quali sono i dati, esattamente quali sono i dati raccolti da Canonical e quali sono i dati inviati ai loro server per poi riflettere le ricerche ai vari partner che hanno concordato questi tipi di ricerche con Canonical stessa. Quindi è uno degli aspetti delle policy di privacy, poi ce ne sono altre come i cookie, eccetera, eccetera. Anche i rapporti di errore, quando ci sono errori nel software, c'è quella procedura automatica che ci permette di aprire un bug report, anche lì viene spiegato quali dati vengono raccolti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto è ben spiegato e disponibile e facilmente reperibile in rete. Non sufficiente questo, specificatamente per la Dash di Ubuntu, anche quando avete installato il vostro sistema, per esempio. Appunto, parlo di Ubuntu 13.10 in questo caso. A voi basta cliccare su informazioni sul computer, vi si apre questo pannello delle impostazioni di sistema, nello specifico i dettagli del computer, e c'è una scheda note legali nella quale potete leggere esattamente le cose riportate anche qui nel sito di Ubuntu. Vi si spiega quali dati vengono raccolti e quali dati vengono appunto caricati e archiviati sui server di Canonical che fanno da tramite verso i partner per le varie ricerche. Ecco. Quindi dire che Canonical sta facendo di nascosto qualcosa a nostra insaputa con i nostri dati privati è un falso, non è vero, è un dato di fatto che non è vero. Ci sono i mezzi per informarsi. Quindi non dobbiamo dare colpa a Canonical dell'eventuale nostra ignoranza in merito perché bastava una piccola ricerca. Ok? E qui vi lascio poi alcuni riferimenti su questi temi. In più, se proprio la cosa non ci piace, ovvero se queste ricerche online comunque, malgrado che sia tutto ben chiarito cosa succede dietro le quinte e voi sappiate, siate coscienti di quello che succede, dite appunto per quello a me non piace, questo servizio di ricerca online è facilmente disattivabile, quindi sempre dalle impostazioni del computer, del sistema, quindi adesso qui che è già aperto, torno su tutte le impostazioni, basta andare su sicurezza e privacy, questo.
e nella scheda ricerca basta disabilitare tutto il servizio di ricerca online in blocco facendo off. In questo modo la Dash non va più a ricercare online, quindi non invia più in rete alcuni dei nostri dati tecnici in modo che funzioni questa ricerca online. Così è spenta completamente. Molto facile, avete visto, due clic e spenta. In più, per concludere un po' questa panoramica su questo famoso, ripeto, famigerato servizio di Canonical, non necessariamente dobbiamo accendere o spegnere tutte le ricerche online, ma possiamo essere anche selettivi. Quindi lasciando attiva la ricerca online perché a noi interessa in realtà avere questa ricerca disponibile, quindi lasciamola attiva, è possibile però spegnere singolarmente e in modo molto dettagliato il singolo scopo, ovvero il singolo plugin di ricerca che a noi non interessa, lasciando attivi solo quelli che ci interessano. Come si fa? Si apre la dash nella sezione applicazioni e qui vediamo che nei filtri disponibili per i risultati della ricerca delle applicazioni ce n'è uno specifico che parla di dash plugins. Attivando questo, vedete che qui sulla sinistra appaiono elencati tutti i plugin che permettono di ottenere dei risultati di ricerche online di tutto un po', come potete vedere. Si va dai video su YouTube, Shotwell, Picasa, video locali. Ecco, questi plugin sono ovviamente misti online e locali, perché per esempio quelle che abbiamo appena passato prima, vediamo un po', ecco la ricerca della musica o Shotwell che è il gestore di fotografie sul vostro PC, queste saranno delle ricerche locali. Picasa è una ricerca online sul sito di Google dove vengono messe le immagini. Il Music Store di Ubuntu One è una ricerca online, Google Drive è un plugin che va online, eccetera, eccetera. Ecco, i Firefox Bookmarks sarà una ricerca locale sui vostri preferiti salvati in Firefox, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che ce ne sono parecchi. Con l'arrivo di Ubuntu 13.10 sono aumentati esponenzialmente tutti questi plugin di ricerca della Dash. Misti, ripeto, fra plugin che lavorano localmente e plugin che vanno appunto in rete, come il classico Amazon di cui si è parlato tanto. Eccolo qui in prima posizione, plugin di Amazon che va a ricercare appunto nello store online di Amazon. Avete visto che c'è una differenza di colore fra alcuni di questi plugin sulla mia installazione qui nella macchina virtuale, alcuni sono grigi. Alcuni sono bianchi, belli chiari. Ecco, quelli grigi sono quelli disattivati ed è lì che volevo arrivare con questo ultimo punto. Quindi questi sono spenti e non sono attivi. Quando io inserisco dei termini di ricerca qui in alto, questi plugin, essendo spenti, è come se non esistessero. Quindi, per esempio, con Facebook non andrò a ricercare in Facebook, nemmeno in Google Drive, mentre andrò a ricercare su Ubuntu One, sul database dei film.org o che so, inserendo dei calcoli verrà attivato anche il plugin della calcolatrice, ecco, tanto per fare degli esempi. Oppure i risultati di Amazon, in questo momento è attivo il plugin di Amazon, andrà a ricercare su Amazon perché è bianco e attivo. Ecco, non mi interessa Amazon oppure eBay. In questo momento attivo, io posso fare clic su questo plugin, si apre il dettaglio, mi spiega che cosa fa e qui c'è un pulsante con scritto disabilita. Io posso tranquillamente disabilitare eBay, faccio clic fuori, torniamo all'elenco, facciamo una rinfrescatina dell'elenco e vediamo che eBay è sparito dall'elenco dei plugin bianchi attivi e sicuramente ce lo ritroviamo fra quelli grigi. Adesso è spento. Ecco, vedete che pur
mantenendo attiva la funzionalità generale di ricerca online, io posso andare puntualmente ad attivare o disattivare i plugin che mi interessano o meno per le ricerche online. Questo è quello che mi interessava mostrarvi in questo ultimo punto. Quindi vedete che in fin dei conti tutti gli aspetti che ruotano attorno a questa dash, queste ricerche online o meno, in tutto sommato sono perfettamente sotto il controllo nelle mani del singolo utente, che può ritagliarsi appunto una sua esperienza in Ubuntu come meglio gli aggrada. Tutto spento, tutto acceso, alcuni plugin sì, alcuni plugin no, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questa prima parte del mio video volevo, diciamo, un po' fare chiarezza in questo senso e smentire chi, diciamo, per così dire, tra virgolette, gli estremisti che, appunto, sentendo parlare di Canonical, per principio sono contrari a tutto e quindi ne parlano male a prescindere. Ecco, vedete che, diciamo che così il mostro non è così brutto come è stato disegnato, ma se ci mettiamo quel minimo di impegno, possiamo gestire e ritagliarci la nostra esperienza come meglio preferiamo. Facciamo un passo in più adesso. Abbandoniamo per un attimo il caso specifico della dash di Unity e vediamo così una breve carrellata cosa succede al di là, al di fuori di questa dash di Ubuntu. Nel mondo d'oggi. Oggi come oggi, non esistesse Ubuntu, non esistesse la dash di Ubuntu impostata in questo modo, cosa comunque succede già da anni, da sempre, da quando c'è internet? Succede per esempio che navigando nei siti, in numerosi siti sul web, per migliorare la nostra esperienza di navigazione in questi siti o per migliorare l'esperienza di navigazione nelle nostre visite successive ai siti, su internet, nel web, vengono usati i cosiddetti cookie, che sono come dire dei piccoli file salvati localmente sul nostro PC quando andiamo a visitare determinati siti, con determinate informazioni contenute in questi file che appunto facilitano, rendono più confortevole la nostra successiva visita, le nostre successive visite al medesimo sito. Ecco, e questi cookie, diciamolo pure, sono una delle modalità in cui veniamo tracciati in rete, perché contengono delle informazioni specifiche per noi. Quindi, se io col mio PC visito un certo sito, avrò una risposta da questo sito personalizzata per me. Ecco. Quindi, se vogliamo, per così dire, se vogliamo favorire la nostra privacy e sfavorire il nostro comfort, dovremmo rinunciare ai cookie, ma onestamente, quanti di noi ci rinunciano? Secondo me, pochi. Quelli che hanno veramente coscienza di cosa sono i cookie, sono più rigorosi sulla loro privacy, magari decidono di rifiutare i cookie dai siti. Secondo me la maggior parte della gente comunque li accetta perché poi trova questa praticità nel navigare nei siti. Canonical stessa, appunto, a favore, diciamo, una nota a favore della sua trasparenza. Vedete per esempio, proprio sul sito di Canonical, quello che ho aperto qui, vedete qui in basso, in fondo, che si viene avvisati da questo banner in fondo alla pagina. Qui c'è scritto: noi usiamo dei cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito. Se continui a usare il nostro sito, quindi accetti che noi saldiamo sul tuo PC dei cookie appunto per migliorare la tua esperienza di navigazione. Se vuoi cambiare le tue impostazioni per evitare i nostri cookie, eccetera, puoi vedere la nostra policy sui cookie. E nella massima trasparenza, Canonical nella stessa pagina vi dice cosa sono i cookie, come li usano, addirittura come sono composti e quali dati contengono i cookie specifici di Canonical. Ecco qua, vedete, ci sono i dettagli. Quindi vedete ulteriore, diciamo,
riprova che Canonical non fa nulla alle nostre spalle senza dircelo, ci avvisa ben più esplicitamente che tanti altri siti che ci salvano i cookie sul nostro browser senza che ce ne accorgiamo, a volte sicuramente. Canonical invece ci avvisa sempre. O almeno la prima volta che accediamo al suo sito ci avvisa che sta usando i cookie e noi siamo coscienti e lo sappiamo. Ecco. Gli ISP, ovvero gli Internet Service Provider, ovvero coloro che ci forniscono i servizi internet, cioè io sto navigando in internet grazie al fatto che sono cliente di un ISP mio, voi state guardando questo video che vi viene recapitato via internet con la vostra banda larga, grazie al fatto che siete clienti di un vostro service, internet service provider. E quindi sono i fornitori di servizi internet proprio la base, diciamo, quando voi connettete il vostro cavo o vi connettete via wifi, siete clienti di un determinato internet service provider. Che cosa fanno gli internet service provider? Ecco, a dipendenza delle leggi vigenti nei singoli paesi, pure loro archiviano, diciamo un po' come fa Canonical, archiviano gli indirizzi IP del vostro PC e altre informazioni di voi in quanto loro clienti, informazioni di navigazione. E quindi diciamo pure che solo semplicemente navigando, ovvero connettendo, accendendo il vostro PC, connettendolo ad internet, aprendo un browser, siete già tracciati. Alla base, senza usare la Dash, senza usare Google, senza usare niente, il vostro Internet Service Provider vi traccia per legge e quindi siete comunque tracciati. Nel mio caso, per esempio, visto che sto in Svizzera, ho a che fare con questo tipo di regole che adesso vi leggo fra un attimo e che questo paragrafo che vi leggo adesso fra un attimo, appunto, è uno stralcio di un documento di Swisscom, che appunto è il mio internet service provider. Io sono cliente di Swisscom, uso i loro servizi internet. E quindi quello che vi sto per leggere è un paragrafo tratto da un documento di Swisscom che spiega molto bene che cosa succede, per esempio, qui in Svizzera, quali sono le regole qua. Leggiamolo pure perché è breve. Se richiamate un sito web o partecipate a un forum esponendo per iscritto la vostra opinione, l'attuale indirizzo IP del vostro PC viene automaticamente annotato sul server del gestore, ovvero di loro, di Swisscom. Soltanto il vostro provider, per esempio Bluewing, che è il nome dei servizi internet che Swisscom dà ai suoi servizi internet, potrebbe risalire a chi ha navigato in internet, quando e con quale indirizzo IP, ovvero il mio internet service provider potrebbe risalire a me a quando e con quale indirizzo ho navigato e dove. Per il gestore del sito web, quindi dello specifico sito web che ho visitato, io rimango anonimo a meno che non sia io volontariamente ad indicare al sito web la mia identità. Ecco, il provider, nel mio caso appunto Swisscom, deve per legge conservare per 6 mesi le informazioni su chi ha navigato, quando e con quale indirizzo IP. E perché questo? Perché su richiesta, in caso di sospetto di azioni criminali, queste informazioni devono essere comunicate alle autorità competenti, giudiziarie, eccetera, eccetera. Quindi vedete che senza nemmeno pensare ai vari Facebook, Google, la Dash di Unity, Canonical, niente, semplicemente diventando clienti di un fornitore di servizi internet si è comunque tracciati. Ecco, quindi privacy o non privacy, qui lascio a voi il giudizio. Queste sono le leggi qui da noi, in altri paesi possono essere uguali o più restrittive o meno, non lo so. Comunque, vedete com'è la situazione al di là di Canonical e della sua Dash. Poi, i social network, qui poi addirittura lasciamo perdere, quasi quasi, perché è talmente evidente che il loro scopo è raccogliere e far scambiare informazioni personali. Quindi in modo più o meno aggressivo,
tutti i social network ci tracciano per motivi vari, per migliorare il servizio che ci danno, per farci conoscere il loro sponsor o per farci conoscere e connettere fra noi che usiamo i social network. E quindi i nostri gusti, le nostre idee, le nostre convinzioni, la nostra vita viene messa online a disposizione di tutti in poche parole e da noi stessi poi, questo è il bello. E anche qui diciamo ciao ciao privacy. Ma il mondo d'oggi è così, quindi fate voi. I sistemi cloud tipo Ubuntu One, Dropbox, SkyDrive, Google Drive, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, anche loro per poter fornirci i loro servizi devono comunque avere dei nostri dati personali. Anzi, addirittura se noi affidiamo in backup per salvare tutti i nostri documenti del nostro PC sui loro server, i nostri dati sono in giro sui loro server in vari siti nel mondo, addirittura proprio i nostri dati volontariamente gli diamo tutti i nostri documenti a questi sistemi cloud. E anche qui diciamo che se non succede nulla, i dati sono comunque i nostri, li gestiamo noi. Se ci sono inchieste governative o se qualche governo forza qualcuno di questi servizi a fornire informazioni su qualcuno, ecco che privacy ancora una volta, bye bye. E i motori di ricerca, non dimentichiamo che tutti, ma direi proprio tutti, usiamo o Google o Bing o Yahoo o altri motori di ricerca che, tra virgolette, magicamente riescono a mostrare nelle pagine dei risultati delle pubblicità mirate. Ovvero, sembra che ci conoscano ed è vero che ci conoscono questi motori di ricerca. Perché più passa il tempo, più questi motori di ricerca in qualche modo memorizzano e analizzano i nostri gusti, le nostre ricerche più frequenti e riescono ad integrare delle pubblicità che sono più allettanti per ciascuno di noi. Se io faccio una ricerca in Google, il risultato sarà incorniciato fra degli inserti pubblicitari diversi da quelli che uno di voi otterrebbe se facesse la stessa ricerca in Google o un'altra ricerca in Google per conto suo, perché ognuno di noi lascia tracce diverse in rete, con gusti diversi, idee diverse, eccetera, eccetera. Ecco che anche i motori di ricerca, un po' sulla falsariga dei social network, imparano a conoscerci e quindi rispondono in modo personalizzato. Anche qui ci si può chiedere dov'è la privacy. Probabilmente non ce n'è più molta. Per finire, questa carrellata specificatamente per Google, che sappiamo che è un'azienda che è nata sul business della pubblicità. Google fa soldi con la pubblicità. Noi possiamo permetterci di usare molti o tutti i suoi servizi gratuitamente o tra virgolette gratuitamente, non ci costa niente direttamente. Perché noi in realtà lo paghiamo con i nostri dati personali, questi servizi. Perché Google, imparando a conoscerci, può dire ai suoi partner pubblicitari come siamo fatti, in modo da avere delle pubblicità mirate, eccetera, eccetera. È tutto un circolo vizioso di questo tipo. E infatti avrete notato che intorno all'interfaccia di Gmail possono apparire delle pubblicità, accanto e nei video YouTube possono apparire delle pubblicità. Sono sempre pubblicità mirate, sempre più mirate, sempre migliori man mano che passa il tempo. E questo significa di fatto che siamo stati radiografati e tracciati per bene e quindi ancora una volta bye bye privacy. Allora, torniamo a noi un po' anche al tema di Canonical della sua Dash e passiamo alle conclusioni. Dopo aver visto tutta questa carrellata in fin dei conti della situazione odierna del mondo come oggi, passiamo alle conclusioni ricollegandoci anche alla nostra Dash di Ubuntu. Quindi in questo mondo odierno, facciamoci la domanda, riusciamo ancora a dir la verità, a dare alla nostra privacy un giusto peso? A volte mi sembra che qualcuno, gridando allo scandalo per queste ricerche online, la Dash di Canonical o di altri esempi, sia un po'
come dire, ipocrita, nel senso che sicuramente una persona che usa questi servizi, o se è una persona che usa questi servizi tutti i giorni, se ne è aggiunto uno in più e grida allo scandalo, come dire, adesso la mia privacy è andata a farsi benedire, ma in realtà non so se per incoscienza, nel senso che non si rende conto, o per malafede, grida lo scandalo perché pare che questa dash di Ubuntu faccia sfracelli della sua privacy quando in realtà sta usando tranquillamente tutti i giorni altri servizi che fanno esattamente la stessa cosa e anche di più. Quindi non lo so, sono un po' in dubbio su questo punto, ecco. Secondo me, la maggior parte della gente in realtà non dà il giusto peso alla sua privacy o non si rende più conto di quanto sia stata violata la sua privacy perché si è assuefatta ad usare tutti questi servizi, ecco. Non lo so, se lo si fa coscientemente, se si rinuncia alla propria privacy perché è propria, privata, mia, se io coscientemente lo faccio, sono cosciente che lo sto facendo. Ma probabilmente anche tanta gente non è neanche più cosciente, assuefatta a questi servizi e ritiene normale che sia così. Ma a voi giudizio anche su questo punto. Comunque, resta il fatto che questi servizi offrono del valore aggiunto, se no nessuno li userebbe. E allora bisogna chiedersi se veramente saremmo disposti a rinunciare alle comodità dei motori di ricerca. Cioè, da domani siete disposti a non più usare Google per le ricerche? Siete disposti a rinunciare a Gmail? O servizi equivalenti, intendiamoci. Siete disposti a rinunciare ai servizi in cloud, ai social network, smettere completamente da domani, dando assoluta priorità alla vostra privacy? Visto come va il mondo oggi, io mi sento di dire che pochi, pochissimi, sono disposti a fare questo passo. Anzi, l'uso di questi servizi è sempre più diffuso, quindi si va proprio in senso contrario a dare importanza alla privacy. Però magari in futuro può cambiare la situazione, non lo so, ma come vedo il mondo oggi, mi sembra proprio che privacy è l'ultima cosa alla quale si pensa. E allora bisogna chiedersi se ha davvero importanza, se a tutto l'esercito di servizi già disponibili da anni, che ci tracciano quotidianamente, si è aggiunta anche la dash di Ubuntu, ha davvero importanza? In fin dei conti, un servizio in più, un servizio in meno, cosa conta? Che differenza fa? Ecco, io non sono qui per dirvi che appunto un servizio in più, un servizio in meno, chi se ne frega tanto. Mi tracciano già tutti, non è vero, io sono qui a dire che invece è importante, sarebbe importante che non se ne aggiungessero di questi servizi e invece continuano ad aggiungersene. Però io non sono qui a dire che visto che così fanno tutti, cioè visto che violano tutti questi servizi la nostra privacy, allora perché non dovrebbe farlo anche Canonical? Ecco, non è che se gli altri violano la nostra privacy, allora è giustificato che anche Canonical lo faccia. Io non sto dicendo che la dash di Unity impostata così com'è è positiva. Non sto dicendo questo. Sto dicendo quello che dico nel prossimo punto. O meglio, voglio sostenere ciò che voglio dire. Che vi sto per dire in questo punto, cioè il nocciolo della questione è un altro, la domanda da porsi è un'altra. Usare la dash di Ubuntu con le ricerche online mi dà un valore aggiunto? Sono disposto a rinunciare a questo valore aggiunto, a questa praticità in favore della mia privacy? È un po' la stessa cosa che ho detto qua sopra. Siamo davvero disposti da domani a spegnere Gmail, tutti i social network, tutto quanto, smettere tutto in favore della nostra privacy? Lo stesso discorso vale per la Unity di Dash, scusate, per la Dash di Unity. Se per me personalmente questa Dash di Unity mi dà qualcosa, è pratica, è comoda, devo giudicare se sono disposto a rinunciare ancora un pezzettino della mia privacy per questa comodità oppure no.
Esattamente, né più né meno che fare le ricerche con Google o usare Google Drive o Facebook o Twitter o qualsiasi altra cosa. Lo stesso discorso vale per questa dash di Ubuntu Unity. Se a me fa comodo usarla, francamente, posso anche decidere di andare avanti ad usarla. Chi se ne frega se raccoglie per l'ennesima volta. Questa dash di Unity, se raccoglie per l'ennesima volta il mio indirizzo IP e qualche altro dato per far funzionare il tutto, sarebbe appunto un ennesimo servizio in più che mi fa la stessa cosa da anni, da quando uso il PC in rete. Se invece io sono sensibile alla mia privacy, allora posso decidere di spegnere le ricerche online, come ho fatto vedere all'inizio del video. Diciamo che se vogliamo dare un punto favore a questa dash di Unity, qui è molto chiaro e netto il confine fra il raccogliere le informazioni per le ricerche online e il non raccogliere. Basta accendere o spegnere un'opzione. In Facebook, Twitter, in Google, eccetera, eccetera, nelle regole di utilizzo, nel contratto di utilizzo, nelle regole di privacy, c'è scritto che verranno raccolti tali dati personali, però non è così chiaro o scontato come evitarlo, o se possibile evitarlo. Spesso in questi servizi evitare di vedersi raccolti i propri dati personali vuol dire o rinunciare al servizio completamente, o usarlo e quindi venire tracciati. Nella dash di Ubuntu, di Unity, non è che devo rinunciare a tutto Ubuntu oppure usarlo ed essere tracciato. Posso decidere di usare ancora la mia dash senza essere tracciato per le ricerche online oppure attivare le ricerche online. Quindi è molto chiaro e, come ho detto, nella prima parte del video, ho in mano io cosa voglio far fare alla mia Ubuntu, in modo molto chiaro e limpido. Ecco, e quindi ormai siamo praticamente alla fine di questo video, di questa discussione, di questa esposizione della mia opinione, ripeto, personale, quindi opinabile, si può essere d'accordo o no, però questa è la mia opinione e il mio modo di vedere le cose come funzionano oggi, ecco. E quindi, esattamente come per tutti gli altri servizi online, anche per la Dash di Ubuntu, quindi è il singolo utilizzatore che deve porsi la domanda: la voglio usare, mi fa comodo usarla, sì o no, l'attivo o la disattivo. Se così non è, ovvero se a me non sta bene mettere a repentaglio la mia privacy con questo ulteriore servizio o con tutti gli altri servizi, allora dovrei avere il coraggio di rinunciare a questi servizi. Posso spegnere le ricerche online della Dash, come ho già detto, oppure, se non voglio proprio rinunciare completamente ad internet, potrei provare ad utilizzare motori di ricerca meno invasivi come DuckDuckGo, che mi si dice in rete che è un motore di ricerca che non traccia i suoi utilizzatori. Va bene, ci credo, speriamo sia vero. Comunque è un'alternativa a Google, Yahoo e Bing, ecco, per dire, usare DuckDuckGo per le ricerche. Posso anche decidere di abbandonare totalmente il mondo online per quello, perché no? Quello che voglio arrivare a dire in conclusione di questo video è che, malgrado tutto, mi sembra di poter dire, di poter affermare che è tutta una questione di scelta personale che, malgrado tutto, abbiamo ancora. Cioè, non è nessuno, né Google, né Microsoft, né Canonical, nessuno ci obbliga ad usare questi servizi. Non c'è scritto, non abbiamo firmato da nessuna parte che siamo obbligati, che ne so, per i prossimi 5 anni ad usare questi servizi. Noi possiamo smettere esattamente fra 5 minuti di usare tutti questi servizi. È una scelta che possiamo fare noi, non siamo schiavi di questi servizi, non siamo obbligati per contratto ad usare questi servizi. Il problema cosa, dove sta è che sono così pratici questi servizi, ci siamo abituati così bene con questi servizi che è molto difficile rinunciarci. E qui il punto. E quindi, ecco, quindi vi ho mostrato un po' la mia visione
del mondo d'oggi, come la vedo io, con tutti questi servizi online. Secondo me il mondo sarà sempre più così, eh? Siamo già tanto online, ma sarà sempre ancora più così, e con tutti i tablet e smartphone che prendono sempre più piede, addirittura che scavalcano i PC da tavolo, i portatili, sarà sempre più tutto un mondo online, e quindi il discorso sulla privacy si fa sempre più difficile, secondo me. Anche se, ripeto, per concludere, la scelta l'abbiamo comunque ancora noi. Possiamo staccare la spina, per così dire, poi bisogna vedere se siamo disposti a rinunciare a tutto questo oppure no. Ecco, sperando che questo video non vi abbia annoiato troppo, magari a qualcuno ha fatto riflettere, la speranza è sempre quella. Con questo concludo. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!